Un saluto ai telespettatori e bentornati allo speciale curato da Antenna 3 sulle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Oggi è qui con noi il candidato appuano di Unione Popolare, Nicola Cavazzuti. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista Massa e candidato oggi per il plurinominale alla Camera. Unione Popolare è nato nel luglio del 2022 e vede al timone l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, sostenuto da vari partiti della sinistra come Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Per poter presentarsi alle elezioni del prossimo 25 settembre, il partito ha dovuto raccogliere un numero di firme, unico modo per consentirgli la possibilità di presentare i suoi candidati e, nonostante i tempi stretti, gli esiti sono stati positivi. Oggi, infatti, Unione Popolare può giocare la sua partita. Dunque, io inizierei con il farle una domanda abbastanza generale che abbraccia un po' tutti i campi che il vostro programma vuole abbracciare, vuole toccare. Dunque, il programma del vostro partito si riassumerebbe in tre grandi P: pace, pane e pianeta. E in più, in un recente articolo della Nazione, si riporta quella che è una vostra autodefinizione nel riconoscervi l'unica lista pacifista, ecologista e per la giustizia sociale. Quindi, facendo riferimento a questi tre grandi richiami, ci esporrebbe quello che è l'obiettivo che vi siete prefissi? L'obiettivo è abbastanza chiaro, è quello di rompere rispetto a quello che è stato fino adesso prodotto e annunciato, soprattutto annunciato da molte forze politiche. Noi crediamo che bisogna ritornare a quelli che sono gli elementi essenziali della quotidianità delle persone che tutti i giorni hanno a che fare con delle problematiche. Il pane lo mettiamo come P perché il lavoro è un elemento imprescindibile della nostra vita, della nostra esistenza, e purtroppo 30 anni di politiche diciamo così disastrose che sono state portate avanti da chi ha creduto nell'ideologia neoliberale oggi hanno portato solamente precarietà. Lo vediamo soprattutto per i giovani che oggi sono destinati a accettare qualsiasi tipo di lavoro, accettare qualsiasi tipo di precarietà e non hanno un benché minimo di futuro. Io sfido qualsiasi giovane di 22, 23 anni, 24 anni che oggi possa pensare a andare presso una banca a chiedere un mutuo. Non ha alcun tipo di possibilità perché è molto, molto difficile avere un contratto a tempo indeterminato. In più, con le recenti modifiche del Jobs Act, anche il lavoro a tempo indeterminato è molto instabile. Infatti noi partiamo da questo, cioè superare completamente, accantonare completamente le forme del Jobs Act come elemento essenziale e primario elemento che noi porteremo all'interno del Parlamento. Quindi questo è l'elemento fondamentale, dignità del lavoro. Noi partiamo da un salario minimo che riteniamo che sia importantissimo e partiamo anche dal fatto che la dignità sia dovuta a tutti e a tutte in maniera indistinta. Quindi anche sull'eguaglianza di genere noi ci puntiamo molto, siamo la lista che ha maggiori capolista al plurinominale alla Camera rispetto a tutte le altre di genere femminile. Quindi su questo noi ci facciamo abbiamo fatto sempre una battaglia e ci teniamo parecchio. Pianeta, ne abbiamo uno. Più di quello non possiamo fare, quindi la questione ecologica, una transizione ecologica vera, non quella che è stata fino adesso portata avanti, tradita dalle ultime posizioni anche del governo dell'agenda Draghi che stanno riattivando centrali a carbone, stanno azzerando tutti quelli che erano i principi ecologisti che si erano prefissati di portare avanti. Quindi noi su questo ci faremo una grande battaglia, è stata anche personalmente una battaglia mia locale, su quella io mi ci trovo appieno su questo nostro programma. E in terzo luogo la questione pacifista perché è l'ora di rompere completamente con quelle che sono le idee militariste, guerrafondaie,
a cui noi purtroppo nell'ultimo anno abbiamo, come Italia abbiamo aderito. Noi auspichiamo un superamento della NATO come soggetto internazionale, auspichiamo che finisca l'attacco che la Russia ha fatto in Ucraina e si torni a un tavolo, dove ci siano persone adeguate a gestire la diplomazia, non certo Erdogan che fa un po', diciamo così, ha un po' un ruolo strano in questa, posizione, che lavora per la pace in Ucraina, però contemporaneamente continua a bombardare i curdi, continua a bombardare la Siria, quindi e fa ricatti ai paesi europei, come è stato per Finlandia e Svezia, ponendo il no all'entrata della NATO, condizionato alla restituzione in Turchia di profughi curdi da lui accusati di essere terroristi, in realtà persone intellettuali che hanno sempre, sono opposti al suo regime. Quindi ecco, una diplomazia vera, una diplomazia che conti veramente sul nostro sul piano internazionale. Siamo gli unici che lo dicono chiaramente in tutti i programmi, tutti gli altri sono compatibilisti rispetto a una posizione invece di finanziamento alle armi, perché tutti hanno votato il finanziamento per le armi in Ucraina, tutti hanno finanziato l'aumento del PIL destinato alle spese militari. A marzo c'è stato questo ordine del giorno a cui, mi dispiace dirlo, tutte anche quelle forze che si reputano di sinistra hanno votato a favore. Sono 104 milioni di euro al giorno che vengono destinati alle spese militari. Noi pensiamo che invece bisogna prendere le spese militari per sovvenzionare cose molto più importanti e molto più urgenti in questo momento. Ecco, come lei infatti ci ha accennato poi durante quella che è un'esposizione dei vostri obiettivi, abbiamo fatto richiamo appunto al dato del lavoro, al dato salariale, e quindi le vostre posizioni sono abbastanza chiare, magari cerchiamo di entrare ancora più nello specifico e magari creiamo anche un collegamento su quella che è una problematica che oggi ci tocca molto da vicino, ovvero quello relativo a Sanac, al dato occupazionale che preoccupa molto in riferimento alla questione di cui stiamo parlando. Sì, molto brevemente, le nostre proposte sono chiare, semplici e chiare. Salario minimo 10 euro, noi abbiamo i salari che sono diminuiti dal 92 a oggi, mentre negli altri paesi i salari medi sono aumentati. Noi quindi chi prendeva 100 oggi prende 97 a distanza di 30 anni. E questo crediamo che non sia corretto. Vogliamo che vengano riagganciati all'inflazione. Cresce l'inflazione, crescono i salari. Le porto un esempio che è paradossale. A gennaio 2023 ci sarà l'adeguamento delle multe all'inflazione. Quindi si adeguano le multe all'inflazione, ma non si adeguano i salari all'inflazione. Questo lo troviamo una ingiustizia sociale bella e buona. Quindi noi vogliamo questo e vogliamo che si ritorni al, come dicevo prima, al pre-Jobs Act, cioè il Jobs Act come legge, dove non garantisce più il posto di lavoro ma garantisce la transizione del posto di lavoro, perché questa è la logica ereditata anche dalla Fornero, che è stata votata da tutte le forze politiche da destra a sinistra sotto il governo Monti. Bene, noi vogliamo che questo venga annullato. Quindi queste sono le principali, 1.600 euro per tutti, adeguamento dei salari e delle pensioni agli aumenti Istat. Questi crediamo che sia proprio il minimo sindacale sul quale lavorare. Poi ci sono molte altre indicazioni che diamo sul lavoro giovanile, sui contratti, sui tirocini, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda Sanac, noi stamani mattina abbiamo depositato in Parlamento, tramite le nostre parlamentari di Manifesta, abbiamo presentato un ordine del giorno che andrà in discussione con il decreto aiuti. L'avevamo promesso agli operai di Sanac il 3 di settembre, quando loro hanno fatto l'assemblea, noi ci siamo presentati. Siamo stati l'unica forza politica che era insieme agli operai quel giorno. Abbiamo fatto una promessa a loro, che avremmo portato il loro problema e la soluzione del loro problema in Parlamento. E con questo ordine del giorno noi proponiamo al Governo e al Parlamento una soluzione. Il governo ha stanziato 1 miliardo e 200 milioni per ILVA,
Sanac è legata direttamente a Ilva perché è un fornitore quasi esclusivo in questo senso, vanta un credito nei confronti di Ilva di 30 milioni di euro, questo credito non viene pagato, è in crisi di liquidità. Beh, noi con questo ordine del giorno chiediamo che questo 1,2 miliardi determini una ricapitalizzazione di Ilva e quindi un'entrata maggiore dello Stato all'interno del capitale Ilva, in modo tale che si decida a quel punto di fare i pagamenti che non vengono fatti da Ilva attraverso Acciaierie d'Italia, si paghi Sanac, si dia liquidità a Sanac, in questo modo si scongiura completamente la cassa integrazione che è una spada di Damocle che hanno sulla testa gli operai, si scongiuri il licenziamento dell'indotto che è un indotto importante nella nostra zona, quindi se vanno in cassa integrazione lo stabilimento non lavora e l'indotto viene automaticamente azzerato, quindi si faccia una scelta strategica, Sanac sia una filiera diretta di Ilva, in modo tale che tutti i refrattari devono essere comprati da Ilva, garantendo allo stabilimento di Massa e gli altri tre stabilimenti in Italia di Sanac di avere una continuità lavorativa e quindi garantire il lavoro in questo senso. È una promessa che abbiamo fatto agli operai e stamani mattina noi in Parlamento l'abbiamo depositata e quindi l'abbiamo mantenuta a pieno. Invece su quello che è l'aspetto del sistema pensionistico, come intendereste intervenire? Quali sono le vostre posizioni, le vostre proposte? Come accennavo prima, la Fornero è stata un disastro, sia dal punto pensionistico che dal punto di vista lavorativo. È stata una legge votata, ripeto, da tutti, perché l'ha votata chi oggi è in Fratelli d'Italia, l'ha votata Forza Italia, l'ha votata il Partito Democratico, l'hanno voluta tutti, per noi è stata una disgrazia, già all'epoca abbiamo fatto delle barricate in questo senso dal punto di vista sociale. Noi vogliamo il superamento della Fornero, perché crediamo che chi ha lavorato per 40 anni ha necessità e il diritto di andare in pensione, quindi i limiti che vengono posti secondo noi sono praticamente assurdi. Si supera la Fornero, si riagganciano le pensioni all'inflazione, come dicevo prima, come per i salari, giusto che i pensionati abbiano un potere reale di acquisto continuo nel tempo, non che deve essere eroso da un'inflazione che subiscono e non possono solamente governare, e soprattutto che si ripensi a un abbassamento dell'età pensionabile, che non deve essere più di 67 anni, ma deve essere molto, ma molto più bassa. Faccio un esempio locale, io credo che sia assurdo per un lavoratore delle nostre cave che ha un lavoro usurante, dover aspettare 67 anni perché la modifica del 2011 gli impedisce di avere le agevolazioni che aveva avuto in precedenza. Per dirne una, ma tantissimi in Italia sono quei lavori che sono particolarmente pesanti, che a una certa età, oltre a essere ingiusti, sono anche pericolosi, perché i riflessi non sono più quelli di un ragazzo di 20 anni. Solamente questo aprirebbe nuovi posti di lavoro. Un punto del vostro programma riporta un titolo particolare, ovvero particolare, interessante oserei dire, nel senso che si parla di lotta per la sicurezza economica e contro la povertà. Utopia? Spero di no. Quindi in cosa si sostanzierebbe? No, tutto si sostanzia in una nostra presenza sui territori e non serve andare nei posti più, diciamo così, malfamati o comunque che l'immaginario collettivo ci dice di vedere o di visitare per vedere che cosa succede. Basta andare in molte nostre periferie. Molte nostre periferie sono periferie che soffrono la disuguaglianza. Noi siamo uno dei paesi con la maggiore disuguaglianza a livello europeo. Dietro di noi mi pare di capire c'è solamente la Bulgaria, che ha disuguaglianze superiori rispetto alle nostre. La lotta alla disuguaglianza è l'elemento essenziale e, come dicevo prima, si fa su diversi fronti. Si fa sul fronte del lavoro, si fa sul fronte ambientale, perché ambientalmente è riconosciuto che sono i ricchi, quelli che hanno, ma i ricchi intendo proprio i ricchi, quelli che inquinano di più al mondo. Si fa attraverso un miglioramento delle condizioni
territoriali, quindi si fa attraverso, noi abbiamo la legge per il consumo del suolo zero, abbiamo quindi tutta una serie di leggi legate all'ambiente che migliorano l'ambiente in cui si vive, un ambiente bello e sano, e anche un ambiente che favorisce lo star bene. Lo facciamo attraverso la rivalutazione delle aree interne. Un altro punto nostro importante sono le aree interne. Le aree interne sono state negli anni abbandonate. Immaginiamo noi cosa vuol dire per una persona che sta a Pontremoli o sta a Zeri andare all'ospedale o a visitare l'ospedale. Vuol dire andare da Zeri a Massa perché non c'è altro presidio di un certo tipo nel territorio. Cioè i servizi pubblici essenziali nelle aree interne devono tornare. Banalmente nei paesi deve tornare l'ufficio postale, deve tornare il piccolo presidio, perché è solo in questo modo che si riattivano le aree interne, si migliora la qualità delle aree interne, si evita quella che è l'emigrazione verso i centri e si evita soprattutto che l'abbandono della montagna, l'abbandono delle aree interne determini poi anche un peggioramento delle condizioni geomorfologiche, dell'ambiente, eccetera, eccetera. I disastri ambientali nascono anche dalla cura del territorio. Ci siamo presi cura nostra del territorio durante il Covid, crediamo che per motivi di civiltà si debba prendere cura di noi stessi anche nelle aree interne. E quindi nell'ambito, ora abbiamo parlato appunto di ambiente, nell'ambito della crisi energetica, voi come interverreste? Cioè come pensate poi magari che le vostre proposte possano andare di pari passo con quella che è una soluzione anche al caro costo della vita di oggi? Allora, sicuramente la questione energetica oggi è la ribalta, tutti i giornali ne parlano. Faccio presente che però il prezzo del gas tra gennaio 2021 e settembre 2021 aumentò di circa il 600%, ma nessuno a quel tempo se n'era accorto, per tantissimi motivi, nessuno ne parlava. Noi a ottobre abbiamo fatto insieme ai sindacati di base una manifestazione qua a Massa proprio sul caro bollette, a ottobre del 2021, quindi in tempi non sospetti, perché era chiaro, bastava leggere due dati, che si sarebbe andati in questa direzione prima, mi preme sottolinearlo, prima della guerra, questo aumento è avvenuto prima della guerra. Tutto questo ci porta a trovare una soluzione che deve essere definitiva. La soluzione definitiva è, uno, la nazionalizzazione dei settori energetici, sono i settori strategici per un territorio, quindi tornare indietro rispetto alle privatizzazioni degli anni 90, che hanno creato solo disastri e hanno appesantito le bollette di tutti noi, quindi Eni ed Enel devono tornare completamente nel controllo totale dello Stato, perché oggi vediamo quanto è importante per le piccole imprese, per le grandi imprese avere il controllo dell'energia, e questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è agire sui mercati finanziari. Oggi il prezzo dell'energia tutto, quindi che sia prodotto da energia rinnovabile o da gas o da olio, bene, quel prezzo è determinato da un derivato, cioè da una scommessa che viene fatta sulla borsa di Amsterdam sul prezzo futuro, in mano a pochissimi operatori, cioè pochi operatori con pochissimi scambi, che sono un ridicolo rispetto ad esempio agli scambi che vengono fatti sul petrolio. Bene, questi decidono il prezzo il prezzo di vendita dell'energia. Perché dico il prezzo di vendita? Perché Eni in questo momento, siccome ha fatto un contratto decennale con la Russia, sta pagando il solito prezzo nell'acquisto del gas che aveva pagato un anno e mezzo fa. Quindi lei sta facendo grandissimi extraprofitti. Questi extraprofitti in questo momento è giusto riportarli ai cittadini, alle imprese che hanno bisogno in questo momento di vedere abbassate le tariffe. Purtroppo il governo Draghi fa le norme, ma non è riuscito ad avere praticamente nulla da questi extraprofitti. 9 miliardi di euro ha fatto di extraprofitti solamente Eni. Quindi noi crediamo che questo debba essere riportato nelle tasche dei cittadini.
senza alcun tipo di problema. Nazionalizzare e interrompere i contratti derivati sulla borsa di Amsterdam che regolano il mercato del gas e sganciare i costi delle produzioni non gas e di energia elettrica da quello del gas, in modo tale che se io produco a un basso costo devo in base a quello rivendere a un prezzo molto più basso e non legarmi a quello del gas. Riallacciandoci prima a quella che era la sua opinione relativamente alle disuguaglianze, il decimo punto del vostro programma propone di tassare di meno chi ha poco e di più chi ha tantissimo. Esatto. Come si concretizzerebbe questo? Allora, qualcuno ha provato in televisione, qualche giornalista, a scherzare su questa cosa dicendo che la nostra è un'agenda Robin Hood. Questo per noi vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, perché in questo momento è un paese di grandi disuguaglianze, dove l'1% della popolazione ha molto di più dell'altro 99% a livello mondiale, noi crediamo che per giustizia sociale si debba ritornare a una maggiore uguaglianza. Quindi si deve tornare a rivedere i patrimoni, a ricolpire i patrimoni che si sono creati in questi anni in maniera diciamo così, esagerata, diciamo noi, perché si sono create ricchezze che non hanno alcun motivo di esistere in questo momento, quindi una patrimoniale, una forte progressività dell'imposta. Io ricordo che senza scandalo, ma veramente senza scandalo, fino agli anni 70 negli Stati Uniti, non sto parlando di un paese sovietico, negli Stati Uniti vigeva un'imposta sui redditi pari al 75% sulle fasce più alte, quindi senza alcun scandalo in quell'epoca. Oggi c'è qualcuno che propone la flat tax. Con la flat tax chi ha poco avrà un minore vantaggio da questa flat tax, anzi zero, perché in alcuni casi è esattamente quello che si paga adesso, e chi ha tanto invece continuerà a avere tanto. Anche il Papa stesso in questi anni ha rimarcato quanto le teorie del gocciolamento, come vengono dette, non funzionano, cioè dare ai ricchi e questi poi distribuiranno sul territorio e tra la povera gente, questo non ha avuto empiricamente alcun tipo di realizzazione, e su questo noi puntiamo, quindi togliere ai grandi patrimoni, ricchezze finanziarie, tassare le rendite finanziarie come si tassa un reddito. Io ho una rendita perché ottengo dei guadagni sulla finanza e pago le solite cose, le solite aliquote che io pago come se lavorassi, quindi niente di più, niente di meno. Chiaramente a questo punto chi guadagna di più pagherà di più e chi guadagna di meno pagherà di meno su questo, e poi andare sicuramente a rivedere la progressività dell'imposta, che oggi ha dei grossi limiti e la difficoltà che noi vediamo sul territorio anche qua è particolarmente evidente. Il 14%, 15% dei abitanti, dei contribuenti paga circa l'80% delle imposte. E questo non mi pare che sia corretto. Cambiando totalmente argomento, molto interessante nel vostro programma è un marcato interesse verso quella che è l'istruzione, verso quella che è la ricerca, la cultura. Come interverreste in questi campi? Allora, questo dobbiamo dire che non è tutta farina del nostro sacco politico, diciamo così, perché noi abbiamo illustrato il nostro progetto a una serie di professori universitari, ricercatori, uomini di cultura, e gli abbiamo detto se la nostra visione la condividevano. L'hanno condivisa e gli abbiamo chiesto di scrivere per noi parti del programma. Gran parte del programma culturale è scritto da una trentina di professori universitari, ricercatori, tra cui Tommaso Montanari, Paolo Pileri, un noto urbanista del Politecnico di Milano, Filippo Barbera, un sociologo dell'Università di Torino, cioè tutte persone che lavorano continuamente su questi temi, e gli abbiamo detto dateci una mano a scrivere il programma. Loro si sono messi a disposizione, hanno abbracciato il nostro progetto, e quello è il risultato che tu hai visto. La scuola ha bisogno di investimenti, è il nostro futuro, i ragazzi sono il nostro futuro, quindi dalla scuola passa l'Italia di domani, quindi devono essere scuole che devono essere sicure, devono essere adeguate ai tempi e devono dare quel contributo critico
alle persone, ai ragazzi, in modo tale che si creino di domani dei tecnici, ma soprattutto dei cittadini, che siano consapevoli del loro ruolo. Noi in questi giorni vediamo quello che è successo al minuto e vediamo che cosa vuol dire aver tolto alle province certi tipi di, diciamo così, di fondi, certe attività, e vediamo come sono ridotte le nostre scuole. Le nostre scuole sono ridotte veramente in condizioni di minimo sindacale, ma neanche, forse sotto il minimo sindacale, mettendo a rischio la sicurezza stessa molto spesso dei ragazzi. Siamo costretti spesso a chiudere scuole, a evitare che ci vanno i ragazzi dentro perché non ci sono le condizioni minime, stiamo parlando di condizioni minime di sicurezza. Quindi grandi investimenti nella scuola, scuola che anche per noi deve essere una scuola che parte dalla pubblica, un grande investimento sugli asili. Noi a Massa oggi abbiamo asili chiusi, non capiamo perché erano esistenti e vengono trasformati in uffici pubblici, quando la richiesta da parte delle famiglie di posti agli asili e nidi è molto più alta di quella che è l'offerta, però si chiudono gli asili. Questo noi non lo vorremmo invece che si fosse un'implementazione della scuola pubblica e del suo ruolo nella società. Mi è piaciuto molto quello che lei ha detto nel momento in cui ha affermato che la scuola deve formare i giovani di domani, e immagino che dunque questo vada di pari passo con quello che è un auspicio che avete, ovvero quello di andare verso la crescita di diritti e di libertà. Vogliamo affrontare questo tema per quanto riguarda... Sì, qualcuno spesso ci ha diciamo così, detto che i diritti, libertà, i diritti di genere, i diritti delle persone omosessuali, e non erano diritti sociali, erano dei diritti borghesi. Noi abbiamo, diciamo, sempre accettato da chi veniva questa critica. Noi invece credo che, anzi penso in maniera assoluta, che il diritto delle persone, il diritto a un futuro che sia libero, veramente libero, dove ognuno possa esprimere senza alcun tipo, come dice poi la nostra Costituzione, poi faccio una battuta per chiudere, come dice la nostra Costituzione, credo che debba essere non solamente salvaguardato, ma deve essere sviluppato. Io faccio a tutti e a tutte dico questo: il 25 di settembre andate a giocarvi, visto che il nostro portavoce è un napoletano, giocatevi cinque numeri, facciamo una scommessa in quei numeri: il numero 3, il numero 9, il numero 11, il numero 32 e il numero 41. Sono cinque numeri della nostra Costituzione che noi riteniamo essere fondamentali. Il numero 3, dobbiamo rimuovere tutti gli ostacoli alla nostra vita, economici, sociali e ambientali. Il numero 9, salvaguardare il paesaggio, l'abbiamo introdotto ultimamente nella Costituzione, ma salvaguardarlo veramente, non con delle false ipotesi. Il numero 11, la pace, ripudiamo la guerra, perché è essenziale tornare a collaborare la diplomazia deve tornare a essere protagonista nel nostro mondo. Il numero 32, la sanità, prima accennavo appunto le aree interne, ma la sanità è un altro punto che noi affrontiamo, perché deve essere l'elemento essenziale: se non c'è cura, se non c'è vita, non c'è futuro. E il numero 41, l'attività privata, la nostra Costituzione dice che è libera, però deve essere sottoposta a quello che deve essere il bisogno sociale e quello che deve essere il benessere sociale. Se l'attività privata va contro il benessere sociale, deve essere contrastata. Come dicevo prima, il settore energetico deve essere nazionalizzato, perché la privatizzazione ci ha creato solamente problemi. Quindi giocate questi numeri. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. Io ringrazio Nicola Cavazzuti per essere stato con noi oggi e per aver meglio illustrato i punti salienti del programma del suo partito. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata del nostro speciale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Arrivederci.